dovete lavorare! Guardate cosa vuol dire l'orario di lavoro! Perché noi andiamo a lavorare, capito? E ci mettiamo un'ora e mezza a tornare a casa! Sfondateglielo! Vabbè, questo è l'ultimo treno, la piramide, non partono più i treni, è in navette hanno messo. Meno male che l'ho preso. C'è gente che ti dà male, c'è perché sei fermato? C'è le condizioni di viaggiare in treno. Ma non vuoi che è illegale. Ti siete fermati! Ti fermi al treno, rifai scena, gente, stanno male, si fa male di tutti. Ma perché non funziona l'aria condizionata? Allora non devi partire, ci sono le condizioni di viaggio, è pericoloso viaggiare sta portani, ma è lusso, non devi partire, come devi viaggiare, sta moriando, ma c'è un sacco, ma è rotta il cazzo, ma qui amo vacanza, è la stessa situazione, a tutti quanti le lamentano, non abbiamo ragione, perché allora vi siete lamentati che c'avete sti cazzo di peggio invece di pensare ce l'ho della vita, come mai guarda caso gli accendo tutti i soldi a mia causa solo quando vi rodo il culo, lo vuoi vedere il mio peggio quando va a timbrare la mattina e se scarro 5 minuti me li dà lo stipendio, anzi a me mi davano tutti. Andiamo, va? Devono morire, ecco che devono fare. Non c'ha giustificazione, mandate a fanculo i sindacati se vi tengono per il culo. Ma tu, tutti i dipendenti di Fiat, li paghiamo noi, noi che lavoriamo nel privato, capito? Io se non c'è questo cazzo, fate arrivare qua, la gente è cascata come una pera. È una vergogna, ma tanto a Capolinea scende, a Capolinea questo scende. No, non scende, ritorna indietro, fidete. Non scende, passa giù tutta la notte. Ma il caffè il suo via, me sa. È il caffè col cazzo che topi, pezzo di merda. Ma anche al bagno devo andare. Ma come no? L'ho registrato. Bravo! Questo è sequestro di persona, sono cazzi vostri! Ma la ciabana tra di me! Morto di sonno! Ogni tre ore una metro! Che cazzo siamo uomini o caporali! Ce ne vogliamo andiamo!